Allora, con Space vogliamo vedere se riusciamo a fare una mostra di quadri, un piccolissimo esperimento per vedere. Abbiamo raccolto 2, 4, 6, 7 quadri, 7 immagini in formato JPEG. In realtà le trovate su internet e alcune ho dovuto trasformarle con PaintNet. E poi andiamo adesso effettivamente a vedere cosa succede sul nostro CoSpaces. Quindi andiamo sicuramente in CoSpaces, CoSpaces.io, entriamo con un'utenza in questo caso gratuita, quindi senza problemi di nessun tipo di pagamento. Quindi entro con il mio account gratuito. Ok, sono entrato, vedete che ho varie possibilità e posso andare dentro CoSpaces e dentro CoSpaces posso, se mi dà il... Ok, sono dentro CoSpaces, posso creare un CoSpace, posso scegliere un environment e per l'environment, per fare una mostra, potrei usare Large Gallery, ma usiamo tranquillamente una Empty Scene. Vedete che la differenza fra il Free e il Pro è anche la possibilità di usare degli ambienti già preformati, ma non è nulla di grave. Facciamo Empty Scene, ci crea uno spazio vuoto. In questo spazio vuoto possiamo specificare un environment. Negli environment possiamo specificare ad esempio la città, il villaggio, e in questo villaggio vogliamo ambientare queste le foto che abbiamo raccolto. Per farlo andiamo in Upload, sicuramente, andiamo in Images e facciamo Upload. E qui facendo Upload andiamo sui documenti che abbiamo fatto e poi su questi documenti andiamo sul Louvre. E vediamo se possiamo caricarli tutti insieme. La risposta pare sì, quindi carichiamo tutte le immagini che vogliamo mettere. E poi, in linea teorica, ecco, se avessimo avuto la galleria potremmo già appoggiarle, se no possiamo prendere il disegno e metterlo dove vogliamo. Quindi 1, 2, 3, 4, vedete che sto soltanto trascinando l'immagine che ho, 5, 6 e 7, la Gioconda, la mettiamo in fondo e poi, visto che sono un po' piccole, le ingrandiamo, quindi andiamo sicuramente, clicchiamo sull'immagine e con questo praticamente possiamo amplificarla e con questo possiamo amplificarla, quindi le facciamo un pochino più grosse, sicuramente. Adesso le facciamo grosse e poi le spostiamo. Magari facciamo tutte più o meno della stessa altezza, quindi questa, vedete che basta cliccare lì e abbiamo più o meno l'altezza che possiamo farla scalata a piacimento. Quindi le facciamo tutte più o meno alte, uguali se riusciamo. Vedete che l'operazione è relativamente semplice. E quindi questa, se vogliamo, la spostiamo, mettiamola un po' in posizione, diciamo, un po' più comoda. Spostiamo le varie cose che abbiamo preso e rimaneva la Gioconda, questa, ingrandiamo anche lei, la mettiamo un po' dietro e creiamo una specie di mini labirinto. Come vedete abbiamo impiegato pochissimo, pochissimo per farlo. A questo punto facciamo semplicemente un play. Possiamo vedere cosa ci abbiamo dentro. Abbiamo la camera che è questa, quindi noi quando entriamo ci troviamo di fronte a questo quadro. Se vogliamo essere un pochino più lontano, spostiamo la telecamera e ci mettiamo in una posizione un pochino più neutra e poi facciamo play.
Facendo play vedete che siamo dentro questo villaggio, quindi siamo già nell'esposizione, e possiamo muoversi con la W o con le freccine, sì, freccine, e possiamo quindi esplorare la nostra mostra. Quindi mi hai fatto la mostra. Ecco, se vogliamo che a fianco di queste immagini ci sia anche una cosa descrittiva, ad esempio apriamo la Gioconda e vogliamo che sia la Gioconda, possiamo metterci, dov'è che abbiamo nascosto la Gioconda? Eccola qua, l'abbiamo nascosta. Quindi nella Gioconda terminiamo, usciamo dal play, clicchiamo sulla Gioconda, andiamo qua, la Gioconda è il portrait della Madonna, è quello che è. E facciamo il speech, quindi possiamo mettere che questo qui è la Gioconda Leonardo. Quindi, avendo fatto questo mestiere qua, praticamente c'è la dicitura la Gioconda Leonardo. Questo qui, Andrea Magnani, vediamo un po', gli facciamo la stessa cosa, gli facciamo lo speech, Andrea Mantegnani, o come si chiama? Andrea Mantegnani, e praticamente anche il quadro ci parla. Quindi quando noi entriamo nel gioco, praticamente vediamo che c'è scritto, cioè il quadro parla, dice questo è un Andrea Mantegnani. Questo è un modo proprio rapidissimo per fare una mostra. Questa mostra può essere esplorata anche con Oculus o col Go. E come vedete, in praticamente un minuto io riesco a fare ciò che in altri mondi virtuali, magari anche relativamente facile, ma qui è proprio istantaneo. Quindi, se poi volete effettivamente poi condividere questo oggetto che avete fatto, Space, no, questo qui, Space, quindi questo qui lo rinominate e mettete mostra Leonardo. Ecco, un piccolo errore. Dunque, quando siete in editing, in realtà fra le varie opzioni che avete c'è anche l'opzione di fare sharing, share qua sopra. Quando fate share, adesso vi dice che è privato, nel senso che non è ancora pubblico, fate share. A questo punto potete descrivere come viene condiviso. Quindi, soltanto se siete pro potete farlo vedere la galleria, altrimenti va benissimo unlisted. Allora, quando è unlisted, potete far share unlisted. Quello che succede è che lui vi fa vedere, questa è la mostra con più o meno una foto, molto carina. Avete a disposizione al massimo 1000 visualizzazioni con la versione gratuita e potete fare play e potete condividere il link. Quindi se noi prendiamo il link share, e vedete che c'è un link, quindi potete prendere sia il QR code da stampare, oppure il codice RMY SVC, oppure semplicemente il link, questo, che copiate. E a questo punto potete andare dentro, per esempio, un utente di questo tipo, neutro, quindi anche senza essere loggato dentro CoSpaces, si può entrare in questa mostra. E entrando in questa mostra con questo share, quindi alla fine era più semplice di quello che pensavamo, facciamo play e siamo già direttamente, come vedete, siamo in incognito e possiamo navigare all'interno della mostra. L'unico vincolo è che non possiamo avere più di 1000 visualizzazioni, ma con la versione free, ma per i fini che diciamo, stiamo facendo noi in questo corso, 1000 visualizzazioni sono comunque un'enormità, quindi sono più che sufficienti per il tipo di pubblico che abbiamo e per i fini educativi, insomma, che abbiamo. Ora direi che più o meno tutto, quindi vi ho spiegato brevemente come creare un ambiente in CoSpaces con la versione gratuita, quindi senza spendere niente, come infilarci dentro una mostra di quadri in un ambiente tutto sommato carino, caruccio, e come poterlo condividere con un editorio pubblico, sempre con alcune piccole limitazioni. Quindi questo è tutto e ci sentiamo per la prossima volta. Ciao!